Il Pineto cade al Città di Gorgonzola in casa della Gian Erminio per 2-1 e mastica amaro per un buon primo tempo giocato senza concretizzare abbastanza. La Giana riscatta la sconfitta di Arezzo e fa suo il match grazie a un buon inizio di ripresa. Il tecnico pinetese Amauro deve rinunciare allo secco, Minincleri, Foglia e Milani e schiera Braghini ed Emili a sostegno di Ingiambè. Il Pineto parte forte, al terzo sfiori il vantaggio con un diagonale di Ingiambè respinto da Daniello, poi Previtali anticipa di un soffio il tapin di Emili. Al primo e unico affondo del primo tempo la Gian Erminio passa in vantaggio, al quinto la sventagliata di Lamesta fa fuori l'intera difesa ospite, sul filo del fuorigioco Fumagalli si invola e batte Degidio, Giana 1, Pineto 0. La squadra vincitrice del girone F ci mette un po' per assorbire il colpo ma si riprende in pieno dopo la mezz'ora e chiude forte la frazione. Al 31esimo Braghini affonda sulla sinistra e mette dentro dove Ingiambè liscia da ottima posizione, passano 3 minuti e il punteggio torna in parità, rimessa di Lucarini, salta Nonni, poi Forgione corregge dalle parti di Capitan della Quercia che con un preciso diagonale batte Daniello per l'1-1. Non pago, il Pineto sfiora anche il ribaltamento del risultato dopo altri 3 minuti, Emili per Ingiambè, il cameronense fa tutto bene fino al tiro, troppo morbido, Daniello dice no e poi si supera sulla ribattuta di Emili. Prima dell'intervallo infortunio per Fall, sostituito da Ghilardi. Nel secondo tempo la Giana parte subito forte, la Mesta dalla bandierina calcia sul primo palo, perna di testa, spizza verso la porta ma Degidio respinge, al nono la Mesta dalla destra con un traversone serve perna al limite dell'area, conclusione potente deviata in corner sugli sviluppi del quale Piazza svetta ma non inquadra la porta semisguarnita. Al dodicesimo la Giana raccoglie i frutti della pressione, filtrante di la Mesta per Previtali, cross basso per Fumagalli che tutto solo insacca quello che sarà il gol partita. Reazione rabbiosa del Pineto, un minuto dopo contatto dubbio, Piazza Ingiambè per Colaninno di Lonola, il fallo è dell'attaccante. Ingiambè però la combina grossa dopo un altro minuto di Filippo, ruba palla a Marotta e serve al cameronense una palla solo da mettere dentro ma Ingiambè sbaglia clamorosamente. Girandola di sostituzioni Amaulo mette dentro anche Maio e Allegretti, la Giana si difende con più ordine, calmi al 36esimo, conclude male. Ultimi attacchi pinetesi con Allegretti anticipato da Daniello al 44esimo, il portiere però dà il meglio sulla rovesciata di Maio in pieno recupero, intervento che spegne le speranze di rimonta, non di qualificazione. Il Pineto può avanzare da primo se batterà domenica l'Arezzo con 2 gol di scarto, ma può sperare di passare come migliore seconda anche con una vittoria con un solo gol di scarto. Con la Giana è solo un arrivederci alla finale di Coppa Italia a Gavorrano del 28 maggio.